è una delle principali coltivazioni di frutta nel mondo e buona parte viene utilizzata per la produzione di vino. Purtroppo la produzione di vino lascia, oltre al vino, anche dei residui di lavorazione, come le bucce e i semi d'uva, che però possono anche essere ricchi di sostanze buone che possono essere riutilizzate per l'alimentazione umana e non solo. Il progetto Valor Vitis, finanziato dal progetto Agere, una serie di fondazioni bancarie in rete, tra cui Fondazione Cariplo come capofila, si è proprio occupato di cercare di trovare una nuova vita a questi sottoprodotti, cercando di valorizzarli. E valorizzarli per noi è voluto dire utilizzarli per ottenere delle farine con cui si sono potuti fare nuovi prodotti alimentari come biscotti, pane, formaggi, purée, o anche degli estratti arricchiti in composti benefici come polifenoli, che sono ben noti per le capacità antiossidanti benefiche per l'organismo. Più di 10 anni fa iniziavo a lavorare sui sottoprodotti e residui di vinificazione, un po' in mezzo alle risate dei miei colleghi che si occupavano della produzione principale del vino e sorridevano vedendo me che cercavo di estrarre qualcosa da quelli che erano considerati semplicemente dei sottoprodotti senza un grande valore. Il progetto Ager mi ha dato ragione nel mio perseverare in questo settore di ricerca che adesso è sfruttato e seguito a livello, direi, mondiale, non solo sui sottoprodotti del vino, ma di tutte le lavorazioni agroalimentari.